avete intasato la posta, cazzo. Tutto è uscito. Non riuscivo più. Eri nella mail in lista. Ma me ne sono arrivati 40, non riuscivo più a entrare. Cazzo. Ieri sono. Stop foto! Di qualcosa sulla foto, oggi come oggi? Oggi come oggi la foto è in crisi, è vero. La foto, la intesa foto. Come... Qualcosa da dire il nostro caro freelance qui? Il freelance puro. Il freelance puro. Sempre chi cerca di guadagnarci qualcosa. Pur di vendere non si fa. Lui ce l'ha, il nostro foglio di protesta? Ce l'ha il nostro foglio di protesta? Uno, viene uno. Ah, è quello che ho già, ce l'abbiamo già. Ce l'avete? Sì, sono qua. Vai per la macchina, può farci da anche per la trovare il modo di fare. Di farlo diventare notizia prima, no? Ora, oggi siamo usciti così e facciamo questa cosa che li diamo a loro così. Devo trovare il modo di far fare un lancio anche in cui poi diciamo quello che abbiamo iniziato oggi è una cosa che abbiamo deciso che da qui al 19 tutti i giorni in un avvenimento che non diciamo prima, lo scegliamo noi giorno per giorno, veniamo e non usciranno foto. A questo punto diventa notizia prima. No, perché lui lavora con l'ufficio stampa della provincia. Però cioè, per lui va bene, non è un problema, però. Secondo me non è un problema. Perché le foto le danno. No, tanto tu non sei responsabile, siamo noi le canaglie che non ti hanno fatto lavoro. Esatto. Il problema è quello. Tu sei sollevato da qualsiasi responsabilità. Tu sei sollevato. Questo mi sta molto bene. Bene. Mi state nobilitando la vostra. Bene, grazie. Stavo dicendo una cosa importante, cazzo, mi hai tolto la parola. Cazzo, l'unico che non sapeva di sto sciopero ero io. Ma qualcuno mi incazza, l'unico che non sapeva di sto sciopero ero io. Prenditi sto slogan. Fotografo o paparazzo, ci avete rotto il cazzo. Bella. L'ansia gli ha chiesto due foto, c'è cioè, il problema dell'ansia che gli ha chiesto due foto. Scusa, la storia vale per tutti. Tutti con la borsa giù, uno fa la foto per tutti quanti e viene distribuita la foto. Va bene, va bene. Così fanno in Francia, così è sempre. Ah, la, sì, la certo. Oppure, guarda, mettiamo giù il ferro. Ci mettiamo qua? Sì, ma soprattutto le borse... Come volete mettere il servizio con le penali o quelli di Ischieramento come accosciati sì mettiamoci la faccia allora mettiamoci la faccia grazie fuori le macchine crumero controlli uno e poi tutti gli altri. Il volantino giusto, per favore. Foglio di protesta. È storico, è un volantino storico, Cofferati questo. No, quello sotto, attenzione. E dei fotografi. È storico, il primo. Sì. Sono solidale. Grazie. Anche perché le foto sono sempre belle quelle che mi fanno. Grazie. Un po' sfocate, però belle. No.
Matteo, girati di qua, vai, vai a vedere, vai a vedere. Matteo. Gliel'ho data? Sì. E dai, ridagli un altro. Oh, gliel'ho data davanti a tutte le telecamere, mica. Siete così coggiati. E vabbè, ci mancava la nostra, ci mancava. Siete coggiati a fare foto col telefonino. Hai capito. Adesso male proprio. Non puoi tenere... No, perché siamo in sciopero, niente macchine fotografiche. Niente macchine fotografiche. Nessuno fa foto. Proteggiamo il video. Peppi, mi impalli, Peppi. Ma lui è una deformazione professionale, lo so. Io non ho più i buchi. Occhio, occhio. Fate il corridoio. Non è una presa di posizione contro il cioè, nel senso. Domani ne prendiamo uno di centrodestra. E poi le donne. Mi sembra giusto. Ah, per non fare un torto a nessuno. Certo, sono tutti due maschi, magari le donne. Ah, perché se deve bloccare i fotografi la domenica allo stadio, allora sì. Sì. Porco, quello è un colpo, altro che. Grazie. Oh, ho capito, che problema. Fai fare con la pazza. Questi sono molti dell'ANSA. Fammi fare. Che non bello, non riesco a spostare. Allora da oggi al 19 di marzo sceglieremo un avvenimento al giorno per non usciranno fotografie, soltanto le foto dell'ANSA stanno uscendo adesso, questo è il fotografo dell'ANSA e abbiamo già mandato le lettere a testate. È una grande roba, con la foto. Stefano, andiamo in una saletta lì, ascensore a sinistra.